Rieccoci qui, anche perché non ce ne siamo mai andati. Ultimo appuntamento per stasera di Sulla Terra Leggeri. Io sono molto contento di questo incontro perché si parlerà di fumetti, di musica, perché abbiamo degli ospiti che insomma si muovono in campi diversi. Due di questi ospiti sono dei vecchi amici del festival e uno è un nuovo amico. Io direi di partire dalla persona che mi aiuterà a condurre questo incontro. Lui è un autore radio, un autore televisivo Rai, ma noi lo invitiamo sempre perché è molto bello ed è Luca Restivo. Ci sei, ciao. Luca? Sì, ciao. Ovviamente non è vero quello che hai detto, cioè che sono bello, però per il resto è vero, confermo. Ciao a tutti, ciao, che bello vedervi. A noi ci piaci. Io invidio molto la tua camicia, sappilo. Sono state acquistate appositamente per il festival, volevo arrivare preparato e in grinta, diciamo, e Luca quindi mi aiuta sempre. Come stai? Prima di tutto, di che colore sei? Allora, al momento la Lombardia è arancione scuro e da lunedì saremo rossi, quindi ci allineiamo al resto del paese. Questo è più o meno l'andazzo. L'Emilia Romagna, dove vengo, uguale, quindi non cambia assolutamente. Ah, ok, quindi non... Esatto, cambia, non continuità, cambia continuità. Adesso presentiamo anche i big della serata, per usare una terminologia sanremese che si confà anche a uno dei due, perché i nostri ospiti sono due grandi autori di fumetto italiano e anche musicista, uno dei due, e stiamo parlando di Davide Toffolo. Vecchio amico del festival che con questo look ci ha già stesi, possiamo dirlo. E l'altro nuovo amico è il grande Leo Ortolani. Eccolo! Vabbè. Cioè, la possiamo finire qui, cioè non c'è altro da aggiungere. Direi di sì, direi, per me è posto così, guarda. Cioè. Ah, non cantiamo? Non sono manco truccato e non ho la maschera. Certo che cantiamo. Noi siamo in zona bianca, quindi a noi non serve avere la maschera. Come state, prima di tutto? Allegramente morti. Io anche. Vi ho fatto una foto perché questo è memorabile. Potrei anche fare uno screenshot, ma non sono capace. Allora, da dove siete collegati voi? Io personalmente non posso dirlo, perché non ho una casa e non ho una wifi, perciò di solito vado a casa di altre persone. E questa sera sono a casa di una persona, ma non posso dire dove sono veramente. Va bene, la serata si fa sempre più intrigante. Leo, tu? Dalla Rat Caverna, Parma. Compagni, siamo rossi! Mannaggia, mi sa che noi per adesso da queste parti siamo gli unici ad essere un po' più fortunelli, poi vediamo come andrà. Comunque... come abbiamo detto, Davide è reduce dal Festival di Sanremo, per chi fosse stato chiuso veramente nella Batcaverna e non l'avesse visto. Leo è un autore di serie famosissime, Ratman, Venerdì 12, e di fumetti molto molto belli, mi vengono in mente Cinzia e Bedelia. Però io direi, Luca, tu che sei il vero conduttore, parti subito con delle domande. Siamo qui, insomma, il tema è appunto virus e fumetti, ma virus, ma anche musica, diciamo, spazieremo tra questi due argomenti. Ecco, c'è un titolo tra quelli che avete letto nella vostra biografia che più vi ricorda questo periodo oppure questo argomento, cioè il virus, che è il tema appunto della serata, che ci trasporterà tutti quanti nell'allegra zona rossa? Dice dei nostri titoli? Ma no, anche di quelli che avete letto nella vostra storia. Ma guarda, che di titoli ne ho letti diversi durante questo periodo, anche perché si legge e basta, non è che si possa fare altro. Però adesso non è per piaggeria nei confronti di Davide, che ci conosciamo da un po',
però il suo Urbarum Magnus gliel'ho anche scritto quando ho finito di leggere, a me ha capito molto, perché parla molto agli autori, non so, parla molto a noi autori, parla molto quando c'è questa scena in cui il drago dice: ma cosa dirò ai miei familiari? Loro capiranno dopo. Cioè, il fatto di vivere una vita da fumettista è un po' particolare, per cui devo dire che mi ha colpito molto. Ecco, questo è il mio ricordo. Grazie. Invece io, te, Davide? Forse ho capito male la domanda, però io l'ho capito che tu hai chiesto se c'è qualcosa di letteratura di fumetti che ricorda questo periodo. Ho sbagliato? Sì, esatto. Allora, io dico l'Eternauta, che è questa storia argentina, del fumetto argentino, scritta da Osterhead e disegnata da un disegnatore incredibile, che racconta in parte, insomma, ha qualcosa a che fare con questo momento così drammatico che stiamo vivendo e che non finisce, maledizione a noi. L'hai riletto in questo periodo? No, allora, a rileggerlo? In questo periodo non leggo tanto, perché non ho letto tanto perché ero impegnato per fare Sanremo. Esatto. Mi sono preparato, ho cantato tutti i giorni, 8 ore al giorno, cosa che non ho mai fatto in vita mia, e quindi ho dato il meglio di me in quei 32 secondi di voce. Tra l'altro Leo ha ricordato il lavoro di Davide come Urbarum Magnus, che insomma, per chi non fosse vicino al mondo del fumetto, è un racconto che non è una biografia, perché Davide, tu non scrivi mai delle biografie quando racconti dei personaggi, si può dire. Mi vengono in mente appunto Pasolini o Magnus, sono sempre racconti di sensazioni, stati d'animo, che poi si mescolano sempre molto anche con la tua vita e con le tue esperienze personali, e in questo caso hai raccontato un autore che ti è molto caro, ma che è un autore sacro nel panorama italiano e internazionale, che è appunto Magnus, che è un autore che tu racconti nella tua storia, ha disegnato 35.000 tavole di fumetti come numero, ed è ricordato fra le tantissime cose per un volume epico di Tex, che più volte viene descritto come il suo testamento, ma che nel mondo del fumetto è, diciamo, come il Graal di Indiana Jones, cioè è un oggetto che emana un'aura, potremmo dire, anche per tutto quello che ha rappresentato per la vita di Magnus, ed è un volume che è anche molto legato alla conclusione della sua vita, diciamo. Sì, è vero. È un omaggio a un grande disegnatore sardo che si chiama Galeppini. Lui dice di aver studiato soprattutto la modalità di costruire testi di Galeppini, però insomma è anche la tua domanda è molto articolata. Allora parto da questo, dopo cerco di essere sintetico anche. Allora, la mia presenza nei fumetti, Pasolini, il Re Bianco e Magnus, in realtà è una presenza da attore, non è tanto un autofiction quanto io interpreto un personaggio. In Pasolini interpreto un autore, un giovane scrittore che incontra un mitomane, nel Re Bianco interpreto uno scrittore un po' più adulto che incontra una ragazza più giovane in questo suo viaggio per fare un libro, e in qualche modo lì si racconta il rapporto fra una persona adulta in qualche modo risolta e anche boriosa, è una ragazza, è una persona più giovane che deve ancora trovare la sua identità. E in questo di Pasolini, di Magnus, interpreto un disegnatore di fumetti innamorato di Magnus, che assomiglia anche un po' a quello che sono io. Per quanto riguarda appunto il tipo di scrittura che ho, non sono propriamente delle biografie, sono delle scritture, diciamo,
di finzione, perciò delle invenzioni, su delle vite che mi interessano, su dei personaggi che mi interessano. Il resto della domanda me la sono dimenticata. era più che altro una riflessione, una riflessione aperta, diciamo. Ah, ok. Vai, Luca. No, volevo chiederti, per Davide, appunto, secondo te qual è il tratto principale di Magnus? Cioè, se dovessi raccontare Magnus a un ragazzino che si approccia adesso per la prima volta alla lettura di qualcosa di suo, come lo introdurresti al suo lavoro? Vediamo, allora gli farei vedere, intanto cercherei di fargli leggere qualche cosa di Magnus, e fargli vedere i disegni che hanno una sintesi così, così perfetta, così assoluta, che penso che se Magnus fosse stato un disegnatore internazionale veramente, cioè americano o francese, penso che sarebbe immediatamente diventato uno dei grandissimi disegnatori del mondo. La sintesi che c'è in Alan Ford, per dire, è una sintesi così assoluta che poi tantissimi altri disegnatori hanno potuto rifarsi al suo lavoro e poter mantenere un fumetto in edicola per 40 anni, non so quanto, forse di più addirittura. Poi questo bambino che incontra questo disegno avrà la fortuna di crescere e trovare per ogni stagione della sua vita un Magnus adatto a se stesso, perché la forza di Magnus è proprio questa, che non è mai stato un autore chiuso in una formula, è sempre stato un ricercatore di sé, nel linguaggio del fumetto, e questa ricerca ha dato a me, per esempio, come lettore privilegiato, la possibilità di crescere assieme a lui, di crescere assieme alla sua scrittura. Quindi quel bambino a cui faremo vedere Alan Ford sarà un bambino fortunato. Ok, e invece in questo istante qual è il momento di Magnus che ti piace di più? In questo istante della tua vita? Beh, io adesso ho la sua età, perciò sono appassionato, ho letto la realtà di Magnus quando è morto, scusatemi, ho fatto un giro un po' troppo, insomma, io oggi ho l'età di Magnus quando è morto, quindi per me i suoi capolavori rimangono le ultime cose che ha fatto, perciò Le Femmine Incantate, bellissimo, e il libro a cui sono più affezionato io invece si chiama Le 110 pillole, che è una storia porno, che però è anche un trattato filosofico ed è anche la costruzione del rapporto di un signore, diciamo così, in un finto medioevo cinese, con Ben Davide. È momentaneamente incantato. Vediamo. Sta ripensando, vediamo dai. Se riesce a recuperare, se riesce a recuperare velocemente. Io chiederei giusto a Leo, visto che Magnus ha esplorato vari generi, ma tenendo in molti diciamo un filo comune, che è un atteggiamento molto ironico, ferocemente ironico spesso, essendo tu un autore che racconta tante storie ma che ha sempre il filtro dell'ironia attraverso il quale fai passare tutta una serie di tematiche non convenzionali o scardini dei cliché, prima di tutto se hai un rapporto con i fumetti di Magnus, se l'hai mai avuto, e poi ne approfitterei anche per chiederti appunto come affronti la creazione delle tue storie, dei tuoi personaggi non convenzionali, di cui Cinzia e Bedelia sono due esempi che poi hanno avuto un volume dedicato. Ma intanto Magnus per me rappresenta più che altro la figura di un maestro, un maestro che ha detto delle cose con molta semplicità. Io ad esempio ne cito sempre una, che quando la gente sostanzialmente fa delle storie fumetti, magari pensa che in quel momento possa mettere giù tutte le cose, magari non va bene una tavola, ma non importa, la pubblica lo stesso a volte, no? Invece Magnus diceva: state attenti, perché poi dopo viene pubblicato e rimane quello che fate, per cui c'è sempre questa attenzione che lui ha avuto
estrema nel momento in cui ha realizzato poi il text finale, che ci ha messo 7 anni, per la gioia di Sergio Bonelli, che non ce lo vedeva arrivare, poveretto. Per cui, insomma, questa sorta di filosofia del lavoro io l'ho fatta mia, insomma. E in più mi fa ridere perché, così come lui ha terminato la sua carriera, facendo molta attenzione al particolare, cioè lui ha veramente passato 7 anni su Tex, anche perché, non so, studiava la posizione del sole, faceva gli alberi con le foglioline, erano gli stessi di Castel del Rio con le piante lì, però insomma aveva un'attenzione quasi esagerata, perché si metteva al servizio dell'eroe. C'è un libro molto bello dove c'è questa intervista anche che gli fa Andrea Plaza, insomma, e quindi, cioè, parte all'inizio da questi albi di Alan Ford, in cui lui lavora veramente in velocità, ecco, ed è quella un'altra lezione che io ho imparato molto anche con Rapman, anche perché sennò non avrei potuto fare Rapman per 20 anni in edicola senza essere veloce. E la sua lezione era molto semplice: il gruppo TNT va in un casinò, benissimo, la prima vignetta fai vedere l'ingresso del casinò, queste palme, gente vestita bene e basta, tu sei già nel casinò. Dopo tu puoi avere primi piani, mezzi busti, silhouette nere, e intanto la storia va avanti, perché tu comunque con la mente sei già entrato nel casinò. Ecco, quindi c'era questa capacità, diciamo così, attraverso il disegno affabulatorio, di farti partecipe della storia e di farti entrare nella storia, con molta semplicità, con molta velocità, velocità che occorreva anche a lui, ovviamente, per produrre un album al mese, perché veramente Alan Ford usciva una volta al mese, per cui poveretto, insomma, aveva dei ritmi di lavoro straordinari, oltretutto poi dopo aveva anche da fare altri album, insomma. E ecco, io ho assorbito un po' questa esperienza sua, insomma. Io ho letto molto il suo Alan Ford, l'ho sempre amato, anche perché è stato uno dei pochi fumetti che mi ha fatto ridere, grazie anche ovviamente ai testi di Max Bunker, di Luciano Secchi, e ho letto anche ovviamente le opere che citava ovviamente Davide, quindi le 110 pillole, le femmine incantate, poi insomma c'è tutta una serie di Lo Sconosciuto, insomma, anche questo un grande personaggio che è stato recuperato poi tra l'altro ultimamente da altri autori, però ecco, aveva un tratto, aveva un segno, forse, scusami, mi dico segno perché Davide dice segno, quindi devo assolutamente essere ligio a quello che dice Davide, che è indimenticabile, cioè è come nelle canzoni, no? Cioè, un cantante ha successo se la sua voce è riconoscibile. Quindi tu prendi un Eros Ramazzotti, tu prendi un Claudio Baglioni, le loro voci sono riconoscibili, per cui c'è un qualche cosa che renderà questi cantanti sicuramente di successo, comunque sia riconoscibili dal pubblico. Ecco, se un cantante non è riconoscibile, si perde un po' nel marasma. Stessa cosa per i fumettisti. Magnus ha un segno talmente riconoscibile che non puoi non notarlo quando usciva qualcosa di suo. E quindi... E per quanto riguarda invece la capacità di tirar fuori dell'ironia così, allora io penso al gruppo TNT, però c'è di mezzo ovviamente Luciano Secchi come autore, per cui lui semplicemente disegnava in base ai testi di Luciano, perché in effetti nelle altre storie l'ironia forse magari nella Compagnia della Forca sicuramente. Però ecco, se pensiamo a quel tipo di ironia del personaggio, è più legata a chi li scriveva, cioè a Luciano Secchi. Io nel mio piccolo, ovviamente, cerco sempre di tirare fuori delle storie prima di tutto, prima del personaggio stesso. Per cui nel caso di Cinzia e di Medeglia, che erano due personaggi coprotagonisti di una serie in cui magari il protagonista era da una parte Rathman, dall'altra parte Aldo in Venerdì 12, sentivo che c'era ancora qualcosa da raccontare magari di importante per Cinzia e anche di interessante per Bedelia. Ecco, per cui così a volte si prendono dei personaggi e si immagina quella che potrebbe essere la loro vita successiva alla chiusura della serie, oppure la loro vita tout court, cioè senza che la serie magari da cui provengono, come Cinzia nel caso di Rathman, venga minimamente accennata nell'opera che poi vado a scrivere, insomma. Qui Cinzia è assolutamente leggibile, al di là del fatto che abbia così viaggiato per 20 anni all'interno di Rathman, ma crescendo in questi 20 anni, perché all'inizio era veramente una macchietta, come del resto tutti i personaggi di Rathman sono delle macchiette, delle parodie di se stessi, per cui c'è Rathman... Però evidentemente avevano dentro tutto il potenziale per essere autonomi. Certo, certo. Questo poi ovviamente viene fuori nei momenti in cui anche l'autore stesso
grazie a Dio, matura un attimo, perché comunque 20 anni, insomma, non posso lasciare indifferenti. O invecchi e basta, e questa è la cosa più triste, o se no maturi, che è diverso, ma comunque riesci ad elaborare, insomma, anche delle idee, delle sensazioni, delle emozioni, vivi attraverso la tua stessa vita, insomma, delle cose che magari prima non avresti potuto vivere. Addirittura c'era, credo fosse Terry Gilliam, ma potrei dire una stupidata, che diceva che nessuno poteva raccontare delle storie fino a che non avesse raggiunto 30 anni, perché fino a 30 anni non vivi niente sostanzialmente, se non cose molto, molto semplici, cose relative a vite normali di ragazzi che studiano, cercano il lavoro all'inizio. Però ecco, dopo i 30 anni cominci veramente a camminare sullo sterrato con la vita, per cui è lì che cominci a inciampare, a cercare di rialzarti, a trovare veramente degli ostacoli. Poi, ovviamente, questo è generalizzare in maniera assolutamente grandiosa, però insomma è ovvio che il conto è riuscire a scrivere qualcosa di interessante da giovani, un conto è scriverlo quando tu veramente hai un'esperienza di vita. A meno che tu non rimanga in casa, ovviamente, nascosto, per carità, può succedere anche questo. Certo. Luca, tu avevi anche delle domande di carattere cinematografico da fare. Sì, innanzitutto sono molto contento di poter fare questa domanda a Leo Ortolani, visto che settimana prossima uscirà lo Snyder's Cut di Justice League, e conoscendo le tue recensioni sull'argomento, per me è un sogno poterti chiedere una recensione in anteprima di una cosa che nessuno voleva, che improvvisamente è sembrata fondamentale all'umanità e che sta arrivando con 4 ore di visione. Quindi, insomma, com'è la tua attesa per questo evento cinematografico davvero imperdibile? Guarda, se prima il film era... Posso dillo. Dire le parolacce? Dillo, mai, dillo, dillo. Te l'ho chiesto apposta. Sì, era una merda. Questo sarà una merda? No, sarà interessante. Allora, io devo dire una cosa. Io apprezzo comunque moltissimo il lavoro di Snyder, perché al di là di Marta, al di là della gag di Marta, però ha cercato veramente di portare una sua visione che mi ha truffata tante volte, perché quando sono andato a vedere al cinema Batman contro Superman, la prima scena dove ci sono i terroristi in Africa che fanno fuori, ho detto, che scena interessante, aspetta che devo cercare di capire, era una truffa, cioè sono rimasto lì 10 minuti intanto che il film andava avanti, quindi ho preso tutto il resto. Però insomma lo fa con uno stile particolarissimo. Quando poveretto ha dovuto mollare la Justice League per problemi di famiglia molto gravi, perché lo ricordiamo, la figlia si è suicidata, per cui lui, certo, giustamente ha deciso di tornare in famiglia perché c'era bisogno, insomma, e hanno dato il film in mano a quel patato di Joss Whedon, quel patato di Joss Whedon, esatto, quell'incapace, maledetto di Joss Whedon, che doveva dare rovinati i primi 2 Avengers. E cosa ha fatto? Ha fatto una... Vabbè, insomma, scusate se mi accaloro su queste cose. Per cui... Te l'ho chiesto apposta. Maledetto, era una trappola. Sei più diplomatico nelle strisce, diciamo. Sì. Quando racconti... Qui sei un pochettino più diretto. Ma no, ma perché comunque sia, mi interessa poi vedere la visione di Snyder sulla Justice League. Poi magari, sai, adesso dicono che non abbia girato tantissimo materiale, però dipende anche come viene montato, che tipo di direzione gli dai, che tipo di cosa. Sono curioso, quello sì, sono curioso. 4 ore sono tante, potrebbero essere interessanti anche il modo in cui viene qualcuno raccontata. Qualcuno potrebbe dire sono troppe, però... Ma no, Leo, sappi che ti aspettiamo il giorno dopo, sappilo, tutti. E guarda, è un giorno particolarissimo, perché oltretutto esce anche Matane in edicola in pieno lockdown, grande, la mia miniserie western. Sempre per rimanere sul cinema, perché sarà un western. Esatto, un western spaghetti per esattezza, per cui... E mi fa ridere che esca questa cosa nei momenti in cui su Netflix stanno pensando a una serie su Django di nuovo, per cui vedo che c'era qualcosa nell'aria, in effetti. Anche GP, che qua lancia un appello, che sembra stia già mollando il suo progetto sul western con i due fratelli siciliani, che fratelli siciliani nel west, che si dimostra essere più violenti stessi degli stessi americani. GP, vai avanti, non mollare, perché la sto aspettando, mi raccomando. Davide, senti, invece sul versante musicale, come stai affrontando il futuro, il momento che verrà, dei piani
per i prossimi mesi? Allora, ti devo dire che questa specie di paura che c'è in giro per il virus ha prodotto nella mia testa qualcosa di strano, nel senso che era veramente tanto tempo che non disegnavo così tanto ed è anche vero che non riesco a tenere la testa ferma, cioè, è sempre lì che si muove. Quindi anche per la musica parlo dei ragazzi morti, perché questo è il mio, diciamo, il mio laboratorio preferito. E sto preparando una cosa speciale, un tour che faremo in streaming, un tour in streaming. Non so se riesco a spiegarlo bene adesso. No, ve lo spiegherei anche, però siccome è un'idea così figa che non posso sprecarmela, faccio finta di non riuscire a spiegarla, però insomma ci sarà un tour di ragazzi morti. Se ci avviciniamo alla telecamera ce lo dice a bassa voce qualcosa più vicino. Okay, ci no, praticamente sto preparando questa cosa, spero fra Pasqua e Pasquetta di riuscire ad andare online. E sarà una visione sui ragazzi morti molto, molto speciale. C'è dentro un concerto vero e proprio, però è anche un'indagine su di noi per vedere realmente che cosa è successo ad uno dei gruppi più puri che esistano sul pianeta. Non lo dico perché ci faccio parte io. Quando la pandemia li ha ricacciati da dove venivano, cioè dal Friuli. E quindi mostreremo qualcosa di intimo del legame fra noi e il posto da dove veniamo. Quindi sarà, spero, una cosa forte. Anzi. Okay, anche bello. Se in questi giorni devo dirti che tutta la mia attenzione è ad una cosa che è uscita oggi, che è un podcast che ho realizzato grazie a un gruppo di lavoro che si chiama Oram, un gruppo di lavoro di Roma. Abbiamo fatto il podcast della mia settimana a Sanremo, è uscito stamattina e l'abbiamo già condiviso, ah, tra l'altro, sì. Che fa attaccare dal ridere. È un documento in forma di commedia, diciamo, di quello che succede a un artista che fa Sanremo in questo momento così particolare. Quindi quella lì è stata, ve l'ho detto, cioè questa pandemia non mi ha fatto tanto bene, mi ha fatto bene alla creatività, però non so quanto duro così. Beh, così sempre noi... Noi abbiamo apprezzato molto quello che hai fatto in questo periodo, però certo capiamo che è stato molto, molto speriamo difficile. Che finisca presto. Certo, assolutamente. Ora chiedo alla regia, perché noi dovremmo avere un omaggio per te organizzato, sì, dal nostro caro Renzo Cugis, se qualcuno mi può dare conferma. Renzo dovrebbe collegarsi. Renzo è il nostro musicista ufficiale, è momentaneamente in reclusione. Reclusione forzata. Esatto, e che sicuramente deve dare prima un'occhiatina al suo microfono, giusto? Esatto. Fai delle prove. Avvertitemi voi, sto aumentando il segnale. Bravo. Si sente meglio? Ok, di tu che cosa sta per succedere. Basta per succedere che io molti anni fa, in un vecchissimo negozio di dischi di Cagliari, molto importante, ero entrato, ho sentito della musica che girava, ho detto chi sono? E questi mi hanno detto guarda, sono tre ragazzi morti. E c'era sul banco, c'era questa copertina viola con dei fumetti, e a scatola chiusa così. L'avevo comprato e poi è diventato un disco molto importante per me, ed era l'occasione per far sentire una canzone inedita assolutamente di Occhi Bassi, mettendomi alla berlina di fronte all'autore. Grazie. Oh, 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 oh,
Augubashus candu gamina cu suspesi da satenni mai Augubashus un facci giai non mazzacastiai io pranto buon film e ti se la sara con chi non ti comprendi e notara comprendi mai Augubashus un facci giai non mazzacastiai oh oh, oh. Algo baixo cara de zera em curso os pés e casa tenni mai algo baixo fati já não mas da castigai Nara desse viti che da no pigal dessa mamma su babu guido biri su babu candara spaccia essa scola meras cosa de farai cancuna già e connota cancuna de dentai ei ei boh non lo so la ghino questa cosa commenti giù nara tui de uno d'usci un vogarone rock and roll su vice de naja mi tu nara tui oh, 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 oh. In sardo non l'avevi mai sentita. Voglio in sardo non l'avevi mai sentita. Voglio il testo, lo voglio. Un adattamento in sardo non l'avevi mai avuto. Te lo mandiamo. No, allora... sono felicissimo di questa versione, ma che sardo di dove? Questa, Campidanese, questo... Cagliaritano, Campidanese. Perfetto, Campidanese. Tranne un italianismo che è cioè boh, non lo so, che è una frase molto tipica del cagliaritano, che è in italiano, ma molto cagliaritano. È molto cagliaritano. Bellissima, grazie. Grazie, sono grazie, grazie. Voglio anche aggiungere che Renzo sta anche preparando un omaggio a Leo e sta traducendo tutto Ratman in sardo. Esatto, con la mano sinistra. 20 anni di Ratman e... Buon lavoro, come si dice buon lavoro in sardo? No, noi il buon lavoro non lo auguriamo noi perché non lavoriamo mai, quindi praticamente non, è una parola che non conosciamo, il lavoro. Io quindi, allora... Bene, dai, noi dobbiamo tristemente avviarci alla conclusione di questa chiacchierata che è stata veramente troppo breve, soprattutto con questa distanza che insomma che ci dispiace sempre. Molto brevemente, per chi ci sta seguendo, diciamo che domani alle 18 riprendiamo con l'ultima giornata del festival. Ci saranno Luca Bizzarri, Milena Agus, Teresa Ciabatti, Nadia Fusini, Nicola La Gioia, per cui tornate da noi. E io adesso devo chiedere a Davide se ha voglia di darci la buonanotte con un brano. In sardo. Lo cantare. Lui sembrerà più opportuna. Però non ho la chitarra perché non sono a casa mia. Perciò la faccio più a volte. È questa la mia fortuna che sono nato qua a un passo dalla luna e prenderla quando mi va e adesso che sono lontano e gli oceani non vedo più. Sai quanto mi consola. E poi va avanti, ecco. È una canzone di un astronauta. Una canzone di un astronauta che so che è un tema molto caro a Leo, che vede la sua terra dallo spazio. Raga, dobbiamo darci appuntamento dal vivo appena saremo tutti vaccinati. Cioè, bisogna farla. Questa cosa. Leo, tu devi venire ufficialmente al festival appena sarà possibile, così ti fai un po' di mare, perché è quello che fanno tutti quanti, vengono qua al festival, poi se ne vanno al mare. Ovviamente. Ma veramente non chiudiamo. Ci sono mai andato. Chiudiamo, grazie per essere stati con noi, grazie Leo, grazie Davide, grazie Luca, caro amico del festival, Renzo, puoi andare a dormire. Va bene. Grazie mille, a domani.
Grazie a voi. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, a presto.